La partita IVA cos'è? Mi serve? Devo aprirla subito? Se stai pensando di diventare un professionista, di fare quel passaggio che ti fa diventare grande, è il momento che tu sappia a che cosa vai incontro. Oggi vi racconto la mia esperienza diretta riguardo la partita IVA. Sono 10 anni che ho a che fare con queste cose e se devo essere sincero, o le impari perché ti metti di buona volontà, oppure nessuno te le spiega. La legge non ammette ignoranza. Quando sbagli, sono fatti tuoi. E basta. Nessuno avrà mai interesse a spiegarti come funziona. Non i tuoi clienti, a quanto pare non la tua scuola, e se hai sfortuna, neanche il tuo commercialista. Verrai sbalzato in questo mondo e dovrai navigarci. Ma è davvero così tragica? Per me al tempo lo fu. Probabilmente era più difficile informarsi. La carriera di videomaker era qualcosa di impopolare e non esistevano le soluzioni che ci sono oggi. E quindi, prima che vai nel panico, ti rassereno. Non è più così tragica. Come si gestisce la contabilità? Come ci si organizza con le scadenze? La gestione delle fatture, la dichiarazione dei redditi? Le tasse quando vanno pagate? A queste ed ad altre domande vi risponderò nel video di oggi. Per avere però una consulenza dedicata alla vostra situazione specifica, sia che abbiate già la partita IVA, sia che vogliate aprirla, vi consiglio di prenotarla dal link che avrete in descrizione con FiscoZen, un servizio online per la gestione della partita IVA. Prenotandola avrete anche 60 euro di sconto se deciderete di attivare l'abbonamento. Nel 2023 si stima che in Italia più di 10.000 persone siano diventate dei professionisti del settore del video. E questo dato rappresenta un trend in positivo da più di 10 anni e mai, come negli ultimi 5, una figura che sappia interfacciarsi sia con la produzione sia con la post-produzione è fondamentale. Ma quindi è ancora un buon momento per diventare videomaker quest'anno? È possibile aprirsi la partita IVA senza essere stressati, terrorizzati, sopraffatti da tutta la parte burocratico-fiscale e amministrativa? Se non hai dubbi in merito e vuoi subito la soluzione, la trovi a questo link, come ti ho detto prima. Se invece volete approfondire e volete sapere tutto quello che c'è da sapere per dedicarvi al vostro lavoro senza pensieri, allora seguitemi in questo video. Quando ho iniziato a fare video, ero appena maggiorenne. Insieme a Tazio abbiamo iniziato a fare dei piccoli cortometraggi, che abbiamo avuto anche la faccia tosta di proiettare in una sala. A guardarli adesso provo tanto imbarazzo e tenerezza. Però comunque le persone che affluirono non la pensarono così. Poco dopo quella proiezione la voce si sparse e alcune attività commerciali ci contattarono per dei piccoli video. Ci avrebbero pagato per fare quella che era la nostra passione, il nostro hobby, il nostro gioco, il nostro divertimento. E mai avremmo pensato di guadagnarci dei soldi. Quindi comincio a guadagnare dei soldi e fatturavo attraverso le prestazioni occasionali, che sono un metodo per fatturare con dei limiti senza aprirsi la partita IVA. Se superi 5.000 euro devi per forza farti la partita IVA. Quello è il passaggio necessario, la tappa obbligata. Ma che cos'è la partita IVA? La partita IVA è un codice di 11 cifre che identifica in modo univoco una società o un lavoratore autonomo. È il modo in cui l'Agenzia delle Entrate, vale a dire lo Stato, rileva quanti e quali sono i guadagni che ogni persona genera dalla propria attività professionale. Serve per identificare un'attività che genera profitto. Vuoi fare il videomaker? Farti pagare? Ottimo! Per farlo legalmente devi comunicare allo Stato quanto guadagni. Su quei guadagni ti verranno chiesti indietro una parte di soldi. Una parte saranno tasse, una parte serviranno per pagare la tua pensione quando sarai vecchio. Ma com'è cambiata la situazione rispetto a 10 anni fa? La fiscalità italiana era leggermente diversa da ora e la figura del videomaker, così come la conosciamo oggi, non era ancora del tutto chiara, soprattutto al nostro primo commercialista, e per molti commercialisti penso non lo sia ancora oggi. Io ero semplicemente uno che voleva girare video per dei clienti e poi montarli. Fine. Solo che fino a quel momento questa tipologia di lavoro era riservata a delle società di produzione o a delle agenzie. Non erano ancora così diffusi come oggi i videomaker come li conosciamo, perché ancora la tecnologia non era così diffusa, accessibile, democratica come lo è oggi. La realtà è che a distanza di 10 anni, o forse anche di più, molti dei problemi sono rimasti gli stessi, ma soprattutto molte domande per chi comincia sono rimaste le stesse. Arrivati a questo punto, quali sono i dubbi che un ragazzo o una ragazza che vuole diventare videomaker si trova ad affrontare? Mi conviene aprire la partita IVA? Dipende. Secondo me la partita IVA è un punto d'arrivo, è una presa di consapevolezza. Personalmente la decisione di aprire la partita IVA l'ho presa dopo aver capito che per me c'era mercato, che c'era una domanda, appunto prima di aprirla la partita IVA. Diciamo che in qualche modo ho testato, mi sono messo alla prova e ho messo a disposizione di potenziali clienti le mie abilità. Ovviamente tutto in maniera legale, tramite, come dicevo prima, la prestazione occasionale. Ecco che arriva infatti la seconda domanda. Posso lavorare con la prestazione occasionale? E la risposta è sì, anche se nel tempo questa tipologia di prestazione ha subito delle modifiche. Sono stati messi dei paletti, come ad esempio una soglia massima per guadagni annuali fino a 5.000 euro e l'obbligo, meglio il divieto, di collaborare sempre con lo stesso cliente,
perché sennò dovrebbe assumerti, eccetera, eccetera. La prestazione occasionale può essere ovviamente una buona area test. Ci serve appunto per testare le nostre abilità, per cercare clienti e capire se stiamo andando nella direzione giusta. Ad esempio, stiamo facendo un altro lavoro, completamente diverso da quello del videomaker, non so, lavoriamo in fabbrica e occasionalmente ci chiamano per girare dei video di prodotti, oppure video di battesimi, comunioni, cresime, matrimoni. Insomma, soprattutto se il vostro target non sono le aziende ma i privati, o comunque le piccole attività commerciali, il lavoro occasionale, la scelta della formula di prestazione occasionale è la scelta giusta, e ovviamente il videomaking non sarà la vostra occupazione principale. Se invece decidete di spingere e vi accorgete che nel giro di 3 mesi rischiate di superare quei famosi 5.000 euro perché avete parecchie richieste, significa che siete bravi, che state evolvendo e state andando nella direzione giusta. È giunto il momento di prendersi sul serio e anche di assumersi le proprie responsabilità, entrando a tutti gli effetti nel mondo dei professionisti. E come? Con la partita IVA, ovviamente. Con quest'ultima sarete in regola dal punto di vista fiscale, ma anche, secondo me, prenderete credibilità agli occhi delle aziende, che più facilmente si affideranno a voi in quanto professionisti e non amatori. Questo ci porta quindi alla terza domanda. Come si apre la partita IVA? Per aprire una partita IVA è sufficiente andare all'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento per chiedere di attivare la pratica. Può anche essere fatto online oppure attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Sarà inoltre importante scegliere l'inquadramento fiscale per nostra figura professionale. Sostanzialmente ne sono previsti di 2 tipi. Il primo è il freelance, quindi libero professionista, che prevede una struttura snella dove siete voi con la vostra videocamera che vendete al cliente la vostra professionalità. In questo caso sarà sufficiente aprire una partita IVA e iscriversi alla gestione separata dell'INPS. Il secondo inquadramento fiscale, vale a dire artigiani, invece ci permette di poter avere, per esempio, una sede dove posso fare degli shooting, dove posso far lavorare, assumere del personale dipendente. In questo caso dovrà essere inviata una comunicazione, si chiama unica d'impresa, ovvero un modello unico telematico nel quale sono contenute determinate informazioni. Comunque non finisce qui, perché indipendentemente che tu scelga di essere un videomaker freelance o un artigiano, dovrai scegliere il codice Ateco, che altro non è che il codice che identifica il tipo di attività specifica che andrete a svolgere nel mondo del lavoro. Di questi codici Ateco esistono principalmente 2 per la nostra attività, e sono il 591100 e il 702019. Infine, ultimo punto, ma forse anche il più importante, bisogna individuare il tipo di regime fiscale in cui andremo ad operare. E che cosa significa? Significa che in base al tipo di lavoro, al tipo di fatturato previsto, saremo indirizzati su un tipo di regime fiscale o un altro. I regimi fiscali possono essere di 2 tipi, il regime forfettario oppure il regime ordinario. Se state per aprire una partita IVA, molto probabilmente il regime fiscale forfettario è quello che conviene di più. Ed è ideale per chi inizia, perché avrete una tassazione inferiore e soprattutto le tasse le pagherete solamente se fatturate, quindi se fatturate 0 pagherete tasse 0. Attenzione solo che con il regime forfettario potrete fatturare un massimo di 85.000 euro annui, che direi che se siete all'inizio e in partenza è un bell'arrivo, no? Come anticipato all'inizio, tutte queste informazioni che vi sto dando potrebbero spaventarti o potrebbero farvi desistere dall'aprire una partita IVA. Io ormai sono un po' navigato, ma anche oggi, quando parlo con i colleghi che hanno cominciato da poco, le problematiche che insorgono sono sempre le stesse, ovvero riuscire a trovare le informazioni giuste e che diano la possibilità di aprire o gestire una partita IVA con serenità. Che è quello che tutti vogliamo, noi vogliamo girare, non avere problemi di questo tipo, vogliamo fare le riprese, i video, però la realtà è questa. E quello che mi capita spesso di sentire dai colleghi freschi di partita IVA, e che ho provato anche io in prima persona con un'esperienza diretta, è che i commercialisti sembrano saperne meno di loro. Sicuramente sono dei bravi professionisti, ma la loro funzione è più contabile che di consulenza, e spesso sono troppo vaghi nelle informazioni che gli vengono richieste. Oggi però voglio parlarvi di una soluzione, o meglio di un'opportunità che ovviamente non c'era quando io ho cominciato. Questa opportunità arriva direttamente dai ragazzi di Fiscozen. Fiscozen è un team di professionisti pazzesco che ha capito esattamente quali sono i bisogni, i dubbi, le perplessità e le necessità di chi vuole mettersi in proprio, o di chi per esempio lo è già, ma la parte fiscale proprio se la vive male. Sostanzialmente Fiscozen offre un servizio online per la gestione della partita IVA, che va a sostituire il commercialista classico, attraverso un commercialista dedicato, specializzato nella vostra professione, che poi potrete anche sentire attraverso il telefono, ovviamente per email. Fiscozen ci mette a disposizione anche una piattaforma, che è una figata, per tutti gli adempimenti fiscali, quindi emissioni delle fatture, anche elettroniche, e previsioni delle tasse in tempo reale, pagamenti, dichiarazioni dei redditi, eccetera, eccetera, eccetera. Gli esperti di Fiscozen sanno assistervi nella vostra attività, che sia quella di videomaker o qualsiasi sia la vostra attività professionale.
Fin dall'inizio i ragazzi mettono a disposizione la possibilità di ricevere una consulenza gratuita, sia che tu abbia una partita IVA, sia che ancora non ce l'abbia. Sono lì per ascoltarti, consigliarti nel migliore dei modi e soprattutto farti stare sereno nelle scelte che farai. Se poi deciderai di attivare il servizio, avrai 60 euro di sconto e l'eventuale apertura della partita IVA è gratuita e penseranno a tutto loro. Dovrete mandare solamente i documenti richiesti e nel giro di 24 ore la partita IVA è attivata. Per fare questo è sufficiente richiedere una consulenza gratuita a questo link che avrete sempre a disposizione qua sotto. E uno dei ragazzi ti contatterà per rispondere a tutte le domande gratuitamente e senza impegni. Ma quindi, quanto costa FiscoZen? Quanto ci costa all'anno? Costa circa la metà di un commercialista tradizionale, offrendo però molti più servizi. L'apertura della partita IVA è inclusa nell'abbonamento di gestione annuale ed è compreso anche l'utilizzo della piattaforma, che è la cosa più utile del mondo. Prima di FiscoZen io non avevo idea delle tasse che dovessi pagare. Mi ero fatto una tabella complicatissima con mille calcoli e alla fine questi calcoli non tornavano mai. Con questa piattaforma posso monitorare tutto, quanto dovrò pagare di tasse e quando, le fatture emesse, gestire la contabilità. E tutto questo è importantissimo soprattutto per chi inizia. Cioè, sapere in tempo reale quanto si pagherà di tasse vi permetterà almeno di mettervi da parte quei soldini e non bruciarli, per esempio, un esempio a caso, in acquisti compulsivi su Amazon per gli accessori della vostra videocamera. L'applicazione è facile da utilizzare. Mando fatture in un attimo e senza sbagliare. Perché? Perché è tutto già precompilato, tarato sulla mia professione. Cioè loro sanno che sono un videomaker e che i parametri che devono essere impostati sono quelli specifici. Si può tenere traccia di tutte le fatture e monitorare quelle che tardano ad arrivare, quelle che ancora non sono state pagate, ad esempio. Ma la domanda delle domande è: quanto si paga di tasse? La risposta è: dipende. Nel regime forfettario, se fatturato è zero, pagate zero. Ma consiglio comunque di chiedere agli esperti di FiscoZen, che sapranno spiegarti come e in che modo funziona il pagamento delle tasse rispetto appunto al vostro regime fiscale. Tramite questo link puoi prenotare una consulenza e grazie alla nostra affiliazione riceverai 60 euro di sconto, che non sono male. 60 euro. Ok, diamo per scontato che state per aprire una partita IVA e che quindi sarete nel regime agevolato, vale a dire quello forfettario, che è anche l'unico regime agevolato esistente in Italia. Ma come funziona? A differenza del regime ordinario, in cui la tassazione è al circa 40%, con il regime agevolato si paga solamente il 15% di tassazione, addirittura il 5% i primi 5 anni. 5 anni sono tanta roba. Ma come funziona il regime forfettario in maniera pratica? Sostanzialmente lo Stato italiano prevede che su quello che viene guadagnato le tasse vanno pagate solamente sul 78% del totale. Perché? Perché in base alla mia categoria lavorativa si ipotizza che io abbia circa il 22% di spese. Questo 78 non è un numero scelto a caso, si chiama coefficiente di redditività e viene assegnato in base al proprio codice Ateco, cioè in base al codice delle attività. Ne parlavamo prima. Facciamo un esempio pratico. Se incasso 10.000 euro, lo Stato dice che dovrei aver avuto almeno 2.200 euro di spese e quindi le tasse le devo pagare solo su 7.800 euro. Ma queste tasse in pratica da che cosa sono composte? Una parte è rappresentata dai contributi previdenziali, vale a dire quelle somme di denaro che andranno a comporre la tua futura pensione. Questa percentuale dei contributi previdenziali attualmente ammonta a circa il 26%. Un'altra parte invece è quel 15% di tasse, quelle che dicevamo prima, o 5% se avete cominciato da meno di 5 anni. Una domanda che mi facevo sempre all'inizio era: ma quando le pago le tasse? Le tasse si pagano l'anno successivo a quello in cui si è incassato. Quindi nel 2023 pagherò le tasse del 2022. Ma attenzione, perché c'è un'altra cosa molto molto importante che non bisogna dimenticarsi, perché sennò sono dolori. Quando nel 2023 pagherò le tasse del 2022, che ipoteticamente è stato il primo anno di attività, lo Stato chiederà anche l'anticipo per il 2023, perché immagina che guadagnerete di più rispetto all'anno precedente. Quindi pago le tasse del 2022 nel 2023, le pago più o meno a metà anno, cioè ad anno inoltrato, e pago anche un anticipo in previsione sul 2023 stesso, sull'anno corrente. Quindi attenzione il primo anno, per sicurezza è meglio metterci da parte almeno il doppio di quanto dovrete pagare, così da riuscire a pagare gli anticipi senza problemi. E questo io l'ho imparato a mie spese, perché ovviamente non avevo idea che ci fosse l'anticipo. Questo perché? Perché il commercialista non me l'aveva comunicato, non c'era stata quella comunicazione. Con FiscoZen siete tranquilli perché avrete tutto già scritto, avrete nel sistema già tutto visibile sempre.
Questo video serve proprio per evitare a voi di fare gli stessi errori che ho fatto io. Lo so, sembra tutto un gran casino, ma in realtà non lo è. Già il nostro lavoro è difficile. Ci richiede un miliardo di competenze in continuo mutare e aggiornarsi. Insomma, ci sono cose nuove ogni secondo, ogni istante in questo mondo del videomaking. E quindi non vogliamo anche occuparci di tutte queste cose, altrimenti saremmo diventati dei dottori commercialisti. È per questo che c'è FiscoZen. Riesci a tenere tutto sotto controllo, quelli che sono i tuoi pagamenti. Hai il calcolo in tempo reale delle tasse in base a quanto stai incassando. In più, importantissimo, il tuo consulente personale ti avvisa ogni volta che dovrai sostenere un pagamento. Ovviamente ti fa anche la dichiarazione dei redditi. Ma quindi la dovete aprire sta partita IVA? Secondo me, se volete farne del mondo del videomaking un lavoro, vi farà entrare in un'ottica diversa. E comunque, avere la partita IVA non vuol dire solo pagare le tasse, ma vi permetterà anche di presentarvi alle aziende come dei professionisti e non sarete più quelli che hanno la videocamera e che fanno i filmatini, i filmini. Sarete dei professionisti. E appunto, parlando di professionisti, affidatevi a qualcuno di competente per questo passaggio. Affidatevi a dei professionisti. Secondo me vi conviene approfittare della consulenza gratuita di FiscoZen, che sicuramente può farvi chiarire le idee in merito. E comunque, se deciderete di procedere con FiscoZen, oltre alla consulenza gratuita, grazie all'affiliazione di HPB4Learning potrete accedere con 60 euro di sconto. Quindi direi che se avete dubbi o domande sapete a che rivolgervi.